Prima vittoria stagionale per la Roma in Conference League nel preliminare di Conference contro il Trabzonspor in Turchia. La Roma vince 2-1. È comunque un risultato importante che ci proietta fra 7 giorni con il ritorno in casa per passare il turno e accedere alla fase a gironi. Comunque partita ostica, partita dura, si sapeva che non era una partita facile. Comunque andavi a giocare in Turchia in casa loro con un tifo molto caldo, che comunque ha fatto la differenza. Tanti fischi contro i nostri giocatori, si sentiva il clima partita. Comunque la Roma vince 2-1 con un gol di Pellegrini. Poi pareggia Cornelius e poi segna Shomurodov che ci regala la vittoria. Contento del risultato, contento della vittoria, contento di certi giocatori, ma contento, non tanto contento di altri calciatori che hanno giocato oggi. Comunque la Roma parte nel primo tempo male, i primi 10-15 minuti possesso palla del Trabzonspor praticamente del 70%, poi la Roma nella seconda fase del primo tempo comincia a giocare, finisce 0-0 il primo tempo, entriamo in campo, segniamo con Pellegrini con una bella azione di Zaniolo che sgaloppa, la passa a Mkhitaryan sull'esterno, palla in mezzo e Pellegrini l'embuca e spiazza Shaqir. Segnano poi loro con Cornelius, con assist de Bruno Perez. Cornelius stacca di testa, ci segna quasi sempre quel cazzo di giocatore. Se 1-1 e poi Shomurodov dopo, verso l'80esimo, colpo di testa di Mancini che tocca la traversa ed Eldor la butta dentro e ci regala la vittoria del 2-1. Passiamo innanzitutto alle cose che non mi sono piaciute e che mi sono piaciute della partita, cioè i giocatori in sé. Oggi secondo me male Karsdorp, uno dei peggiori in campo. Oggi veramente l'esterno sinistro di colore ha fatto quello che voleva sulla fascia. Karsdorp sbaglia tutto, sbaglia un gol nel primo tempo clamoroso dove la butta fuori la rete e nulla. Sbaglia diagonali difensive, sbaglia in fase offensiva nel crossare. Praticamente oggi Karsdorp penso il peggiore in campo. E se un altro giocatore che a me oggi non mi è piaciuto, anche se ha segnato, è stato Pellegrini, perché nel primo tempo Pellegrini non ha fatto nulla. Pellegrini nel primo tempo era da corda e sgabello, cioè comunque riesce a rovinare un'azione fantastica di Zaniolo colpendo di tacco, rallenta il gioco, poi nel secondo tempo segna, ma per me la partita di Pellegrini oggi è insufficiente. Del resto queste per me sono le due note negative della partita, forse pure un po' Mkhitaryan messo esterno lì che non rende al massimo perché lui è un trequartista. Le note positive della partita ci sono: una è Shomurodov che comunque, anche se non ha fatto una partita eccezionale a livello di sponde, a livello di presenza in campo, però comunque quando c'è segna in occasione, a me Shomurodov piace e può essere un ottimo rincalzo, ma anche un'ottima alternativa, anche il titolare a sinistra per questa stagione aspettando Abraham. Poi del resto note positive, mi è piaciuto Vigna, che comunque tecnicamente non è un fenomeno, però 10-15 giorni fa era in Brasile a giocare il campionato brasiliano, giocatore di tigna, giocatore di presenza, un po' tecnicamente ancora un po' così, ha un tempo di ambientarsi, per me il giocatore è valido. Difesa, Ibañez ha fatto una partita secondo me pulita, partita ottima di Ibañez. Mancini un po' così, si riscatta della cazzata sul gol di Cornelius con l'assist con la traversa, con poi il tapin di Shomurodov. Riesce praticamente a riscattarsi per me della cazzata fatta in fase difensiva. Poi del resto Veretout fa una partita sufficiente, Cristante ottima partita da 6. Poi del resto Zaniolo ha giocato un'ottima partita e nulla, questo è comunque Mourinho, forse qualcosina sui cambi secondo me doveva un po' velocizzarli, ma comunque sono contento dell'animo e della grinta che ha messo Mourinho nella squadra. Ora testa la Fiorentina, ottima vittoria, dai, dai e cazzo, dai.